Sì, sì. Ok, va bene, grazie per aver seguito questo incontro, che conclude, diciamo, il suo stato, un tema, come poi vedremo nelle relazioni dei professori che qua accanto a me, era il rapporto tra un fisico e l'istituzione di matematica dello stesso, e l'esticato o meno della matematica, nella l'istituzione del mondo fisico, strettamente fisico. Siamo partiti da, ricordate, quella situazione di Einstein, no? Che si interrogava sulla capacità della matematica di spiegare il mondo fisico in maniera molto sorprendente. Abbiamo approfondito alcuni temi, oggi questi temi verranno approfonditi generalmente da i relatori, che sono qui con me, Carlo Cerbucci, Carlo Petrara, Carlo Bernardi, Maldorato, che faranno un intervento circa 20 minuti per uno. E però, insomma, prima di dare parola a loro, chiederei prima di presentarsi, sì, in modo che chi non li conosce, non li conoscesse, a modo di... Allora, cominciamo con il professor Cerbucci, che immagino conoscete tutti, ha insegnato fino a... ha insegnato logica fino all'anno scorso presso questo dipartimento, ma in passato ha insegnato anche logica matematica e filosofia della scienza in diverse università, sia italiane che straniere. E durante la prima fase delle sue indagini si è occupato soprattutto di logica matematica e di filosofia della matematica, in particolar modo di teoria della dimostrazione. E in seguito, a partire dagli anni 90, del secolo scorso, ha sviluppato un nuovo... sulla logica e la filosofia della matematica, alternativo rispetto a quello standard equivalente, e poco dopo ha fatto anche il canto con la teoria della conoscenza, proponendo quello che noi abbiamo avuto l'ardire di chiamare naturalismo euristico. Ha pubblicato numerose monografie ed articoli su temi appena menzionati, in sedi sia italiane che straniere, e mi limito a ricordare tra gli ultimi lavori Perché ancora la filosofia e Indiscrete Variations on Giancarlo Rota's Themes, pubblicato in un volume dal titolo The Best Writings on Mathematics 2010. E attualmente sta lavorando ad un libro che uscirà con il titolo The Making Logic, What is Logic Really? Poi abbiamo il professor Maldorato, che insegna attualmente logica e filosofia della scienza presso il Dipartimento di Filosofia di Roma 3, e nel passato però ha insegnato anche in numerose sedi, nei licei classici, scientifici, presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza, alla John Hopkins University di Baltimore, all'Università di Padova e all'Università di Dublino. È laureato sia in filosofia che in matematica, ha conseguito il PhD alla John Hopkins di Baltimore, e poi ha svolto attività di postdottorato a Pittsburgh e a Cambridge. E i suoi principali interessi riguardano la filosofia della logica, della matematica, della meccanica quantistica, della relatività e della cosmologia, del tempo, della mente, ma si è occupato anche di... diverso mondo, ma non è proprio così. Io... le prime cose c'è anche del caso. Troppo poco. E si è occupato anche di metodologie e storie della scienza e delle relazioni tra fisica e metafisica, e ha pubblicato numerosi lavori sui temi che ho appena menzionato, per esempio nel 95 Time and Reality, più recentemente il software dell'universo, pubblicato prima in italiano e poi tradotto in inglese, e poi l'ultimo, Che cosa c'entrano gli atomi con l'anima, introduzione alla filosofia della scienza, uscito nel 2007 con la terza. E infine dal 2009 è deputy editor della rivista European Journal for the Philosophy of Science. Qui abbiamo Sergio Caprara, che è docente presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza di Roma, che ha insegnato meccanica quantistica e meccanica statistica per il corso di laurea in fisica, e da alcuni anni insegna fisica in generale per il corso di laurea in matematica. Si è laureato in fisica alla Sapienza e ha svolto il dottorato di ricerca Tor Vergata a Roma, e poi ha svolto l'attività di postdottorato in diverse sedi, sia italiane che straniere, a Roma, a Grenoble, a Stoccolma. E i suoi principali interessi sono relativi alla fisica teorica della materia condensata, in particolare ai superconduttori, ai semiconduttori magnetici e ai sistemi di spin quantistici.
E su questi temi ha scritto circa 80 lavori che sono stati pubblicati su riviste internazionali. Infine, l'ultimo nostro ospite è Claudio Fernandi, che insegna fondamenti della matematica e logica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Sapienza di Roma, ma ha insegnato anche per molti anni a Siena. Si occupa prevalentemente di logica matematica, in particolare di logica algebrica e di didattica e divulgazione della matematica. È membro della commissione scientifica dell'Unione Matematica Italiana e dell'editorial committee del bollettino dell'Unione Matematica Italiana. È stato presidente della commissione italiana per l'insegnamento della matematica e si occupa di gare della matematica. A questo proposito è stato anche presidente della commissione per il progetto Olimpiadi di Matematica. Attualmente è direttore della rivista Archimede, rivolta ai docenti delle scuole del superiore, e partecipa alle attività della scuola di specializzazione nell'insegnamento secondario. Grazie. Nell'ultimo secolo molti fisici e matematici hanno proposto una visione irrazionalistica della scienza, in generale della matematica. Per esempio, Einstein scrive: non esiste alcuna via logica alle leggi fondamentali della fisica, solo l'intuizione basata sulla comprensione empatica dell'esperienza può raggiungerle. Può raggiungerle, spiega Einstein, perché vi è un'armonia prestabilita tra il pensiero umano e il mondo esterno. Infatti scrive: non esiste alcun ponte logico tra i fenomeni e i loro principi teorici. Questo è quanto Leibniz ha descritto così felicemente come armonia prestabilita. C'è un problema in queste formulazioni di Einstein. Come sottolinea Leibniz, appellarsi all'armonia prestabilita non è innocuo, perché è vada ad assumere, scrive Leibniz, assumere che Dio, autore così delle cose come lo spirito, ha impresso nello spirito una facoltà di pensiero tale che, tale quale osservazione, esso può ricavare il suo pensiero, può ricavare quanto corrisponde perfettamente a ciò che deriva dalle cose, cioè dal mondo esterno. Poiché Einstein, per spiegare l'accordo tra il pensiero umano e il mondo esterno, fa appello all'armonia prestabilita e quindi, come esplicita Leibniz, implicitamente a Dio, Einstein è costretto ad affermare che la comprensibilità del mondo esterno è un miracolo. Infatti scrive: il fatto che il mondo sia comprensibile è un miracolo. Questo corrisponde esattamente a quello che dice Leibniz, che afferma che il mio sistema dell'armonia prestabilita sia un miracolo e partecipa. Leibniz spiega che Dio interviene nel suo sistema solo all'inizio, una volta avviato il sistema del mondo va avanti il mondo, però all'inizio c'è bisogno di questo Dio per far funzionare il suo sistema. Questo sta facendo Einstein implicitamente a questo. Facendo appello implicitamente a Dio, Einstein non riesce a spiegare in termini umani come la matematica possa essere efficace nel trattare il mondo. In effetti egli afferma che la matematica si ottiene per deduzione da assiomi che sono libere creazioni della mente umana. Che cosa intende per libere creazioni della mente umana? Vuol dire che sono creazioni arbitrarie della mente umana. Ma da questo segue allora che la matematica, continua sempre Einstein, in quanto tale non può predicare nulla su oggetti della nostra intuizione o su oggetti reali. I termini che compaiono nelle condizioni matematiche stanno solo per schemi concettuali vuoti. Ma se essi stanno solo per schemi concettuali vuoti, perché la matematica può essere efficace nel trattare il mondo esterno? Einstein non dà una risposta. Ho citato Einstein, ma posizioni simili si trovano in tantissimi matematici e fisici del Novecento. Adesso non ho il tempo di leggere, avevo alcune citazioni di Wigner, Feynman, Weinberg, Bourbaki, tutti dicono più o meno la stessa cosa. Insomma, non ho il tempo di farlo, quindi salto. Vorrei dire qualcosa su un filosofo, so che nello stage avete parlato anche di film, esatto. Siccome devo parlare male di tutti, parlo anche a male di filosofo, no? Allora, alcuni filosofi sembrano in grado di dare una risposta adeguata alla domanda sul fine della matematica. Questo è il caso, per esempio, di Arthur Field. Egli crede di potersi sbarazzare del problema dell'applicabilità della matematica al mondo fisico, facendo vedere, dimostrando, che la matematica è conservativa rispetto alla fisica. Che cosa intende con questa espressione? Lo sapete già, ma lo ripeto qui.
intende dire che la matematica è applicabile al mondo, ma le conclusioni a cui arriviamo per mezzo di essa, per mezzo della matematica, non sono genuinamente nuove, non sono veramente nuove, sono già derivabili dalle premesse, delle premesse della fisica, sebbene in modo più provvisto, senza fare ricorso a enti matematici, quindi senza fare ricorso alla matematica. Ora però questa posizione di Field non è credibile, in primo luogo perché ovviamente per esprimere la teoria di Newton, per esempio, Field ha bisogno di esprimere il concetto un punto, la relazione tra due punti e così via, quindi non può fare a meno del concetto di uno, due, eccetera, per esprimere i concetti fondamentali della fisica. Ma poi adesso, che succede? Anzi, ha riconosciuto il... Ma vediamo perché non funziona. Funziona perché supponiamo che esista, come dice lui, una teoria fisica priva di qualsiasi riferimento a enti matematici, e sia invece M la teoria matematica che si aggiunge a F, la teoria matematica più la fisica, no? E si ha una proposizione della teoria fisica che entra nella matematica. La tesi di Field qual è? Cosa vuol dire che la matematica è conservativa rispetto alla fisica? Che se la proposizione A della fisica è dimostrabile nella teoria fisica più la matematica, allora quella stessa proposizione è già dimostrabile nella fisica. Ma c'è un piccolo problema, e cioè che i numeri naturali possono essere modellati nello spazio-tempo. Perciò, con una serie di trasformazioni, si può fare l'aritmetica nella teoria fisica F. Ma allora, per il primo teorema di competenza di Gödel, esiste una proposizione A della teoria fisica F, che è dimostrabile in F più M, ma non è dimostrabile in F soltanto, quindi questo cancella il programma di Allora, ci ritroviamo con punto da capo, dobbiamo spiegare perché la matematica è efficace nel trattare il mondo fisico, e finora... No? Scusa. Ah, sì, ogni tanto va. Senti, togliamo il... Ecco, se non riconosce più che si calma. Allora, per spiegarlo, mi sembra utile osservare che nessun organismo può avere una comprensione del mondo esterno se non possiede almeno alcuni rudimenti minimi di conoscenze aritmetiche e geometriche. Solo grazie a questi rudimenti di conoscenze gli organismi sono in grado di cercare cibo, sfuggire ai pericoli, cercare parte sessuale della riproduzione, in genere sono in grado di sopravvivere. La questione è da che cosa traggono origine questi rudimenti di conoscenze aritmetiche e geometriche? Le ricerche della scienza cognitiva dell'ultimo decennio ci dicono che questi rudimenti di conoscenze aritmetiche e geometriche sono conoscenze innate e sono presenti in molte specie animali dotate di sistema nervoso e nei neonati prima ancora che si acquisiscano i linguaggi. In particolare, senza queste conoscenze innate, nessun essere umano potrebbe avere una comprensione del mondo esterno e quindi sopravvivere. Questo in qualche modo dà ragione alla tesi di Kant, che nessuna comprensione del mondo esterno è possibile senza le forme a priori dello spazio e del tempo. Identificando i rudimenti di conoscenza aritmetiche e geometriche con le forme a priori kantiane, guarda che per Kant l'aritmetica richiede spazio e tempo, la geometria soltanto la forma di tempo, è la forma spazio, no? Allora, identificando queste due cose, le ricerche di scienza cognitiva confermano la tesi di Kant. Non è un caso che nel formulare un programma di ricerca su questi rudimenti di conoscenze innate, aritmetiche e geometriche, uno dei gruppi maggiori che fa ricerca in questo campo, quello di Dehn e della Brenn, no? ha definito la propria ricerca un programma di ricerca kantiano. Questo per dire, insomma, quello che stavo cercando di dire prima, no? Che c'è un collegamento molto stretto tra le dedicante e il tipo di ricerca che si fa in scienza cognitiva. Ho parlato dei rudimenti di conoscenze innate di matematica geometrica, ma è bene chiarire che non si tratta di conoscenze consapevoli. Si tratta piuttosto di conoscenze inconsapevoli che l'evoluzione biologica ha incorporato negli organismi. Specificamente l'evoluzione biologica ha incorporato queste conoscenze in certi circuiti neurali del cervello che adesso col PET si vedono attivarsi quando si fanno esperimenti sugli esseri umani, come fanno anche gli scienziati di tipo, no? Cioè, si accendono certe parti del cervello e così via. Incorporandole in questi circuiti neurali, l'evoluzione biologica ha selezionato, per così dire, gli uomini a pensare matematicamente. Addirittura uno degli scienziati cognitivi più noti attualmente, Michael Terzamiga, afferma che non solo rudimenti di conoscenze innate aritmetiche e geometriche sono incorporate in circuiti neurali del cervello di esseri umani, ma addirittura, dice lui, quando pensiamo di imparare qualcosa, stiamo solo scoprendo ciò che è già incorporato nel nostro cervello. Insomma, una forma di innatismo veramente estrema,
Oppure nessun filosofo del passato è stato così innatista, comunque lui è molto innatista. E appunto si tratta di un'affermazione piuttosto estrema, difficilmente insomma accettabile nella sua totalità, ma questa affermazione rimane valida, è la valida, se la si restringe, la si limita a quei rudimenti di conoscenze innate, di genetiche e genetiche, a cui lo dicevo prima. Nel caso di queste conoscenze, quelle conoscenze, come dice Piazzaliga, quando pensiamo di imparare quelle conoscenze, stiamo solo scoprendo ciò che è già incorporato nel nostro cervello. A questi rudimenti di conoscenze innate, aritmetiche e geometriche, io darò il nome di matematica naturale. Matematica perché si tratta di conoscenze aritmetiche e geometriche. Naturale perché queste conoscenze non sono un prodotto umano consapevole, ma sono un prodotto dell'evoluzione biologica. Riguardo alla matematica naturale, la questione del perché la matematica possa essere efficace nel trattare mondo esterno ha una risposta ovvia. La matematica naturale è efficace nel trattare il mondo esterno perché è incorporata, come ho detto prima, in certi circuiti neurali del cervello. E aggiungo ora, e questi circuiti neurali corrispondono a certi caratteri del mondo esterno. In che senso? Corrispondono a certi caratteri del mondo esterno, così come le pigne dei pesci, per esempio, e il modo in cui i pesci le muovono, corrispondono a certi caratteri del mondo esterno, nel caso specifico corrispondono alle proprietà idrodinamiche dell'acqua, proprietà che sono proprie dell'acqua, indipendentemente dal fatto che nell'acqua vi siano meno dei pesci. Nello stesso modo, i circuiti neurali del cervello in cui è incorporata la matematica naturale, cioè la parte innata della matematica, corrispondono a certi caratteri del mondo esterno, proprietà che sono proprie del mondo esterno, indipendentemente dal fatto che vi siano meno degli esseri umani dentro questo mondo esterno. Comunque, oltre alla matematica naturale, ovviamente abbiamo la matematica artificiale, cioè la matematica come disciplina, quella che comunemente viene chiamata matematica. L'ho chiamata matematica artificiale, anche se questa parola artificiale può sembrare un po' irritante, per sottolineare soltanto per sottolineare che è un prodotto consapevole degli esseri umani e non dell'evoluzione biologica. E se uno guarda il dizionario, vede che artificiale si intende prodotto dall'uomo e non dalla natura, quindi insomma più o meno ci siamo, anche se è un po' irritante questa matematica artificiale, per un matematico forse è irritante. Cosa fa il matematico artificiale? Però insomma è per distinguere la natura. Mentre l'evoluzione biologica può spiegare lo sviluppo della matematica naturale, non può spiegare lo sviluppo della matematica artificiale. Perché? Perché la matematica artificiale è nata troppo recentemente per essere un prodotto diretto dell'evoluzione biologica. Infatti, la matematica artificiale è molto ampia a differenza della matematica naturale, mentre l'evoluzione biologica è estremamente lenta. La matematica artificiale è piuttosto un prodotto dell'evoluzione culturale, non di quella biologica. La matematica artificiale è nata solo dopo l'inizio della rivoluzione sedentaria, che risale a un periodo che va tra i 9.000 e i 12.000 anni fa, non si sa esattamente se 10.000 in media, insomma, diciamo, 10.000, bene, media. La rivoluzione sedentaria, cioè il passaggio dal nomadismo alla stanzialità, cambiò completamente il modo di vivere della maggior parte degli esseri umani, quelli che diventarono stanziali subito, no? Quegli altri diventarono nomadi, insomma, la maggior parte degli esseri umani. Perché la vita sedentaria, non in quanto tale, ma in quanto creava problemi, il seminario, le stagioni, tutte queste cose qui, prima non avevano problemi, no? Creò un sacco di problemi, dove mise gli uomini di fronte alla città di affrontare un sacco di problemi nuovi, complicati, molto più complicati di quelli che avevano affrontare fino a quel momento. Affrontarlo richiese nuove capacità che gli esseri umani riuscirono a sviluppare grazie a un uso sempre più ampio di processi esterni al corpo, che andavano da processi materiali, come usare magnesi, eccetera, a processi simbolici, come l'uso di figure, di simboli, naturalmente della scrittura. Questi processi esterni al corpo formarono un tutto integrato con quelli interni al corpo, e questo cambiò essenzialmente la natura della mente umana, che superando il confine corpo-mondo, cioè la pelle, insomma, il confine corpo-mondo, si estese la mente umana, si è estesa al di fuori del corpo, diventando così appunto una mente estesa. E tutto questo grazie a una proprietà del cervello, quella che si chiama oggi neoplasticità, ma adesso facciamo perdere, cioè la proprietà del cervello di modificarsi in parte, in piccola parte, grazie all'esperienza. Lo sviluppo della matematica artificiale divenne possibile solo col nascere della mente estesa,
perché richiese processi esterni al corpo, come appunto ho detto prima, le figure, i simboli e ovviamente la scrittura. Come la matematica naturale serve a risolvere problemi come quello della sopravvivenza, per primo, così anche la matematica artificiale serve per risolvere problemi, i problemi nati dall'evoluzione sedimentaria del corpo, no? La matematica artificiale, che cos'è? È un sistema di concetti e procedure attraverso le quali gli uomini categorizzano il mondo, lo rendono comprensibile a se stessi e in questo modo riescono a agire, a interagire con successo col mondo. La matematica artificiale serve a sviluppare mezzi per vedere e pensare il mondo in termini umani, cioè in termini compatibili con la costituzione biologica dell'essere umano. La questione del perché la matematica artificiale sia efficace nel trattare il mondo esterno è parallela alla questione del perché gli umani riescono a trovare, gli esseri umani riescono a trovare le leggi fondamentali della fisica. Dall'antichità ai nostri giorni, molti hanno pensato di poter dare una risposta molto semplice a questo problema. E la soluzione, questa che risale a Platone, anche prima probabilmente, consiste nell'affermare che il mondo è matematico. Una recentissima riproposizione di questa posizione è di un fisico, Tegmark, il quale appunto ha messo un punto fondamentale, un assioma, lo chiama assioma il suo sistema, che la nostra realtà fisica esterna è una struttura matematica. Secondo questa soluzione, da Platone a Tegmark, diciamo, le leggi fisiche formulate mediante la matematica sono valide perché esistono esse leggi fisiche nel mondo esterno, e la matematica artificiale è efficace nel trattare il mondo esterno perché essa stessa è il mondo esterno, una parte del mondo esterno. Questa soluzione però mi sembra ingiustificata, perché nessuno osserva nel mondo esterno le leggi fisiche in quanto tali. Ciò che si osserva nel mondo esterno, si intende, si osserva non direttamente, ma indirettamente tramite esperimenti, osservare intendo questo ovviamente, no? Ciò che si osserva sono delle regolarità nel mondo esterno. Se il mondo esterno fosse completamente caotico, se in esso cioè non fosse riscontrabile alcuna regolarità nella successione e concatenazione degli eventi, nessuna legge fisica sarebbe possibile. Le leggi fisiche sono possibili solo in quanto nel mondo esterno si può riscontrare un qualche tipo di regolarità. Le leggi fisiche sono esattamente appunto quello, sono asserzioni matematiche fatte dai umani per cercare di caratterizzare in qualche modo queste regolarità che si possono individuare nel mondo esterno. Ma siamo tutti da capo però, perché mi rinasce il problema? Perché la matematica artificiale è efficace nel trattare il mondo esterno? La risposta che darò a questa domanda è articolata in più punti. Primo punto. La matematica, ma del resto la fisica, è efficace nel trattare non tutte le proprietà del mondo esterno, ma soltanto alcune di esse, non tantissime neppure, alcune proprietà del mondo esterno. Cioè quelle che vengono chiamate di solito, comunemente, proprietà matematiche. E queste proprietà matematiche venivano esemplificate di Galilei, adesso vedremo il caso di Galilei, dicendo, per esempio, quali sono le proprietà matematiche del mondo fisico? Cioè Galilei, il luogo, il moto, la figura, la grandezza. Questi erano gli esempi che lui dava di proprietà matematica del mondo fisico. Che la matematica sia efficace nel trattare queste proprietà del mondo esterno è il risultato della svolta che Galilei ha impresso alla fisica e da cui ha tratto origine la scienza moderna, e cioè rinunciare, queste sono le parole di Galilei famose, rinunciare a penetrare l'essenza vera e intrinseca delle sostanze materiali che avevano gli aristotelici, contentandosi invece di apprendere alcune loro affezioni, no? Quelle proprietà fenomeniche, non l'essenza, che è essenziale, ma fenomeniche, come il luogo, il moto, la figura, la grandezza. Questo è quello che ho detto prima con la matematica. E a questa svolta di Galilei, che si rifà per esempio, vedete Russell, cosa scrive Russell? Scrive quello che ho detto prima, cioè scrive Russell, la fisica è matematica non perché sappiamo così tanto sul mondo fisico, ma perché sappiamo così poco su di esso. Noi possiamo scoprire sul mondo fisico solo le sue proprietà matematiche. Questo è un altro modo di esprimere la svolta di lei in qualche modo, no? La fisica si limita a studiare le proprietà matematiche del mondo, non altre, la bellezza, altre cose, questo non si occupa, la fisica non si occupa di questo, no? Secondo punto, quindi il primo punto era, come ho detto prima, che la matematica può trattare soltanto alcuni aspetti del mondo fisico. Secondo punto,
solo una piccola parte della matematica è efficace nel trattare il mondo esterno, non tutta la matematica, solo due parti della matematica sono efficaci nel trattare il mondo esterno. Perciò parlare come fa Wigner, che so che avete letto nel passaggio di sopra, perlomeno un po' lì, parlare come fa Wigner dell'enorme utilità della matematica nella scienza naturale è un po' fuorviante, se non si è precisa, e questa utilità riguarda soltanto una piccola parte della matematica. Terzo punto, con la matematica non si tratta direttamente del mondo esterno, ma si trattano solo delle concettualizzazioni umane di regolarità individuabili nel mondo esterno. Infatti l'uso della matematica per trattare il mondo esterno richiede anzitutto il primo passo di concettualizzare, prima di tutto individuare nel mondo esterno le regolarità e di in qualche modo concepirle, concettualizzare, trasformare i concetti in qualche modo. Quindi richiede di concettualizzare, dobbiamo farlo presto, regolarità, che essi individuano nel mondo esterno. Individuare la regolarità nel mondo esterno, cioè richiede di far uso di un qualche tipo di concettualizzazione di dati osservativi, perché con gli stessi dati osservativi possiamo avere diverse concettualizzazioni, gli stessi dati possono essere concettualizzati, concepiti in modi differenti, e gli esseri umani riescono a operare queste concettualizzazioni come? Sulla base di quelle capacità di cui sono stati dotati ovviamente l'evoluzione biologica. In secondo luogo, questo è il primo passo, individuare regolarità e concettualizzare, trasformarli in un modo concettuale. Secondo passo, l'uso della matematica per trattare il mondo esterno richiede, dopo la concettualizzazione, richiede di vedere se tra i modelli matematici che fino a quel momento la matematica hanno sviluppato per altri motivi, probabilmente non pensando affatto a quelle applicazioni, se tra quei modelli matematici, che sono il risultato dell'evoluzione culturale, diciamo, ve n'è qualcuno che si avvicini con una qualche buona approssimazione alla concettualizzazione delle regolarità del mondo esterno che loro stanno considerando. Un semplicissimo esempio di ciò è dato dalla scoperta di Keplero delle sue leggi, lo faccio questo esempio perché è semplicissimo. Dapprima, cosa fa Keplero? Dapprima cerca di vedere se il modello che riceve dalla tradizione, cioè il cerchio, il modello matematico dell'attività, si avvicini con buona approssimazione alle sue concettualizzazioni dei dati osservativi sui movimenti di Marte. Va avanti per 5 anni in questo modello, addirittura tenta 70 diverse concettualizzazioni degli stessi dati osservativi, cioè li interpreta in 70 modi differenti, ogni volta deve fare a mano perché non c'erano i calcolatori, c'era soltanto la pena, insomma, cosa del genere. Poveretto, ha dovuto fare 70 volte i calcoli del capo, deve essere stato un pazzo, una vita d'inferno per 5 anni, no? Fa questi 50 tentativi e nel migliore dei casi riesce ad approssimare i dati reali col cerchio soltanto 8 minuti di grado, che attiva un'approssimazione, no? E allora tutti questi tentativi si rende conto che il modello non funziona. E cosa fa? A malincuore decide di abbandonare il modello del cerchio, insomma, a malincuore perché tipo Braille, il suo maestro, adesso usava lo stesso modello del cerchio, quindi deve essere costato parecchio, no? Si decide di abbandonare il modello matematico del cerchio e si mette a cercare se tra gli altri modelli matematici noti da a quel momento, insomma, ovviamente, no? Ve ne fosse qualcuno che rendesse meglio conto dei dati osservativi raccolti da Fulbright da lui su movimenti di Marte. E alla fine, insomma, mi sembra di cominciare a indagare se tra le coniche, cioè se voi vedete un cono e lo sezionate, vengono varie figure, le figure oblunghe, non più un cerchio, no? Una figura allungata di qualche tipo, si va dall'ellissa, sono vari ovali, cose del genere, no? E lui si mette a rifare i calcoli da capo di ciascuna di queste figure coniche, no? Proviamo con questa, e va avanti altri anni, un altro lavoro tremendo, no? E alla fine, dopo tutti questi tentativi, gli sembra che l'ellisse sia quella che più si avvicina ai dati reali, ai dati della sua concettualizzazione e degli osservativi. E allora adotta questo modello, dice, appunto, secondo me si muovono col movimento dell'ellisse. Perché un'ellisse avente un suo fuoco il Sole, gli permette di dare una soddisfacente spiegazione dei dati osservativi. Naturalmente, secondo Keplero, questo non significa che l'orbita di Marte sia davvero esattamente ellittica, più è solo una certa approssimazione. Quindi il modello matematico non è che dice come è la realtà, è un modo umano per capirla, per interpretarla, e noi per capirla, Keplero, per capirla
vediamo se, pensando che sia un'ellissi, riesco a capire un po' come si muove questo pianeta, insomma, il pianeta in generale. E naturalmente però, come implice in quello che ho detto, l'ellisse non esiste nel mondo reale, esiste solo nella mente di Keplero, o di noi che la pensiamo. Keplero adotta l'ellisse come modello matematico solo perché si avvicina abbastanza bene alla sua concettualizzazione di tutti osservativi, ne rende sufficientemente ragione e questo gli permette di rendere comprensibile da se stesso i movimenti di Marte, cioè i casi osservativi sui movimenti di Marte. Naturalmente nel caso di Keplero, un modello matematico è capace di, insomma, spiegare abbastanza i casi osservativi esisteva già, no? Apollonio di Perga, terzo secolo, anticristo, insomma, esisteva un sacco di tempo questo, no? Però non è detto che in generale esista. In generale non è detto, insomma, che quando un fisico cerca, avendo individuato delle regolarità, cerca un modello matematico, guarda quello che si sa sul matematico, vedete quello trovi, no? Se non esiste, allora si rivolge, pur diventa lo stesso matematico, come fece Newton, no? Era costretto a diventare matematico, lui gli serviva qualcosa per trattare il movimento, no? E cerca di inventarlo, è importante che ci riesca, non è detto che ci riesca, non tutti sono Newton, no? E allora se non ci riesce, in quel caso non è in grado di formulare una legge di natura in termini matematici. E questo purtroppo succede meno in fisica, ma succede in tantissimi campi oggi della scienza, no? E per esempio succede quasi in tutte le leggi biologiche che non si riesce a spiegare in termini matematici. Per non parlare poi delle leggi psicologiche, delle leggi sociologiche, di quelle economiche, insomma, lì la matematica proprio, insomma, va attentoso, non riesce a funzionare con tutto, no? Quindi non idealizziamo troppo il lavoro della matematica, cioè la matematica produce dei modelli, no? Poi l'importante è che funzioni, poi si vede, funzioni, ci sono, non ci sono, non detto che ci siano, insomma, no? Quarto punto, in ogni caso, anche quando si riesce a trovare un modello matematico che si avvicina sufficientemente alla propria concettualizzazione di dati osservativi, è assolutamente ingiustificato dire che il modello matematico esista nel mondo esterno. Questo si può vedere per esempio da, ecco, preso stasera Russell negativo, adesso lo prendo, da Russell, il quale afferma il movimento, questo è un principio della matematica, cioè una delle sue opere fondamentali, il movimento consiste semplicemente nell'occupazione di luoghi differenti in tempi differenti, soggetto a continuità. Non vi è passaggio da luogo a luogo, né vi è velocità, tranne che nel senso di un numero reale che è il limite di un certo insieme di quozienti. Cioè, cosa sta dicendo Russell? Russell interpreta un modello matematico, cioè la discretizzazione della continuità che è stata operata nell'Ottocento, sto dicendo il secolo scorso, ma a questo punto mi sono andato nell'Ottocento da tante persone coordinata in Maestras, e lui scambia questo modello matematico sviluppato da Maestras come qualcosa che esiste nel mondo esterno, no? E questo lo porta alla bizzarra conclusione che non esistono nel mondo esterno né il movimento né la velocità, insomma, conclusione leati, insomma, no? Non esiste né il movimento né la velocità. Esistono nel mondo esterno soltanto delle successioni di coppie, di numeri e al limite di tale successione, è un po' improbabile, insomma, che queste cose esistono nel mondo esterno. E perciò mi sembra che questa posizione, insomma, non sia credibile. In realtà un modello matematico non esiste nel mondo esterno, è solo un'approssimazione, come ho detto prima, sufficiente a una concettualizzazione di una regolarità che viene individuata e esprimata nel mondo esterno. Dunque l'efficacia della matematica non riguarda il rapporto tra la matematica e il mondo esterno, riguarda il rapporto tra la matematica, che è un affatto mentale del fisico, diciamo, e la sua concettualizzazione, un altro affatto mentale del fisico, di regolarità del mondo esterno. L'efficacia dunque della matematica è un fatto tutto interno alla mente umana, perché tanto i modelli matematici quanto le concettualizzazioni di regolarità individuate nel mondo esterno esistono solo nella mente umana. La mente umana sta all'origine di entrambe le cose, dei modelli matematici e delle concettualizzazioni, entrambi sono prodotti della mente umana, stanno nella mente umana e non stanno per niente nel mondo esterno. Quando gli esseri umani formano leggi fisiche alterando la matematica è perché si trovano tra i tanti modelli matematici risultanti dell'evoluzione culturale un'approssimazione più o meno adeguata alle loro concettualizzazioni di regolarità osservate dal mondo esterno. Allora, per concludere, in conclusione, il perché la matematica artificiale sia efficace nel trattare il mondo fisico
secondo me ha due spiegazioni, una remota e una prossima. La spiegazione remota, il perché sia efficace, sta nella svolta di Galileo, cioè limitarsi a considerare le proprietà matematiche delle sostanze naturali, non trattarle tutte, no? Ma solo alcune, quelle limitate. La spiegazione prossima, invece, è data dal fatto che l'evoluzione biologica ha dotato gli esseri umani, primo, della capacità di concettualizzare regolarità individuate nel mondo esterno, e secondo, della capacità di ideare un campionario di modelli matematici, non a volte ideati non per applicazione, ma così, magari sono generati da altra matematica, insomma, uno studia altra matematica e viene in mente una nuova idea, non sta pensando alle applicazioni, no? Quindi molte volte magari sono generati indipendentemente dall'applicazione. E può succedere però che in questo campionario vasto di modelli matematici che ci hanno creato per altri motivi, non pensando alle applicazioni, alcuni di essi può darsi che vadano bene per rendere conto di quella applicazione. Perché prendo conto, nel senso che non sono esattamente quello, ma insomma si approssima abbastanza, quindi insomma sono un modello di spiegazione abbastanza buono. Da questo punto di vista allora non vi è alcun mistero nell'efficacia della matematica nel trattare il mondo esterno, e si è dovuta all'evoluzione biologica e all'evoluzione culturale. L'evoluzione biologica ha dotato gli esseri umani di quei rudimenti di conoscenze aritmetiche e geometriche innate che costituiscono la matematica naturale. E gli adattati delle capacità che sono richieste dall'evoluzione culturale, insomma alla base dell'evoluzione culturale. E a sua volta l'evoluzione culturale ha portato alla concettualizzazione di regolarità osservata nel mondo esterno e poi alla ideazione di molti modelli matematici e naturalmente ha portato alla sforza di lei naturalmente. Bene, allora spero che non sono andato molto fuori. Grazie Carlo. Si associa alla capacità della matematica di descrivere e attraverso delle predizioni molto accurate. E io invece vorrei provare a sostenere che la matematica non solo descrive, quindi predice il corso degli eventi, ma è anche in grado di spiegarli. E proverò quindi a sostenere che la fisica contemporanea offre degli esempi importanti di spiegazioni matematiche. Spiegazioni che per motivi, diciamo, poi di sinteticità chiamerò spiegazioni strutturali. Ora, la seconda domanda, non provo nemmeno a affrontarla, in parte è stata per fortuna affrontata da Carlo Ciucci prima di me, ed è la domanda però in qualche senso più ghiotta filosoficamente, cioè se è vero quel che io sostengo, cioè le spiegazioni matematiche, fenomeni fisici sono possibili, appunto la domanda kantiana, come sono possibili? E magari a questo problema ci dedicheremo nel periodo delle domande. Questo è un po' lo schema di quello che volevo dire in quarto d'ora, naturalmente non ce la farò mai, ma partirò appunto da questa domanda centrale, quali sono le motivazioni fondamentali che possono portare a sostenere che esistono spiegazioni matematiche. Quindi noi spieghiamo fenomeni fisici, non attraverso meccanismi fisici, ma attraverso strutture matematiche, il che in qualche caso può sembrare assurdo, perché se io posso spiegare qualcosa di fisico lo dovrò fare in termini, diciamo, fisici. È come se in qualche senso stessi per mettere in crisi la famosa teoria della chiusura causale, o se vuole, della chiusura esplicativa nel mondo fisico. E farò due brevissimi esempi per convincervi del fatto che sono possibili spiegazioni. Il primo è tratto dalle relazioni di incertezza di Heisenberg, e se riuscirò a trattarlo
il problema della non separabilità della meccanica quantistica. È però per me importante a quanto punto sottolineare in che senso le spiegazioni differiscano dai modelli esplicativi noti nella filosofia della scienza, cioè l'idea che spieghiamo scientificamente sussumendo sotto leggi, l'idea che spieghiamo fornendo un modello causale, l'idea che spieghiamo unificando, spiegare significa unificare fondamentalmente, una tesi che vale in particolare anche dato i teoremi più ricchi sono più unificati, e infine la posizione pragmatica della spiegazione in base alla quale semplicemente spiegare risponde alla domanda perché, che dipende da una serie di condizioni epistemiche di chi pone la domanda. Allora, passiamo alla prima parte, perché spiegazione matematica. Qui c'è un conflitto nel quale io per primo sono. Ci sono i fisici che dicono la meccanica quantistica, e qui c'è il senso che mi può confermare la tesi, la meccanica quantistica non ha particolari bisogni, no, di essere compresa, interpretata, perché è altrettanto misteriosa, altrettanto chiara di qualunque altra cosa. Questo è un fatto sociologico, penso, tranne qualche fisico. I filosofi invece della fisica e della meccanica quantistica in particolare insistono sul fatto che questa teoria non la comprendiamo bene perché non comprendiamo bene le conseguenze ontologiche. Cioè, che cosa la teoria ci dice sul mondo se la teoria è così diventa? Cosa esiste nel mondo? Cos'è che la teoria descrive? C'è bisogno di interpretazioni, ci sono varie interpretazioni, non me le sto qui a elencare, ma c'è una strana conflittualità tra questi due. Allora, una spiegazione possibile delle ragioni per le quali c'è questo conflitto forse ha a che fare con la tesi che i fisici, e di nuovo qui a dire conferma, spieghino in qualche senso, intuitivamente, no, di quel c'è un terzo momento. Allora, io andrei alla definizione più basa della letteratura che ha voluto un geniale filosofo della fisica, purtroppo prematuramente scomparso, che si chiamava Robert Clifton. Lui dice: se vogliamo prendere seriamente la teoria quantistica, dobbiamo prendere anche seriamente l'idea che collocare, inserire i fenomeni in un modello matematico coerente e unificato è di per sé un atto esplicativo. Spieghiamo qualche proprietà B del mondo fisico, va dimostrando un modello matematico di parte del mondo e dimostrando che c'è una proprietà A del modello che corrisponde a B. E qui naturalmente il problema è capire che cosa significa questo corrispondere. C'è un fismo parziale tra mondo fisico e mondo matematico, oppure, come diceva Carlo prima, in realtà si parla comunque di teoria fisica, scusate, di un modello matematico e di modellizzazione matematica dei dati, per cui non si esce sostanzialmente dalla matematica. La cosa sorprendente è che si riesce a prevedere fino alla dodicesima cifra decimale il momento magnetico dell'elettrone. Quindi qualche cosa col mondo questa modellizzazione deve avere a che fare, anche quando si parla di un mondo molto lontano dal mondo nel quale ci siamo evoluti, che è il mondo degli oggetti mesoscopici di grandezza comparabile alla nostra. Benissimo. Adesso arriviamo a una esemplificazione della... Mi dici che mi diamo quando mi mancano 5 minuti? Sì, sì, certo. Faccio un segnale. Quando arriva a 10. Quindi, questa è la relazione di Heisenberg, che è nota a tutti, credo. C'è il prodotto di queste due incertezze, posizione e momento, che è maggiore di una quantità fisica. Molto importante, H tagliato, una costante fisica fondamentale, e diviso 2. In genere noi leggiamo nei manuali di fisica una spiegazione, diciamo, approssimativa, intuitiva della ragione per cui vale questa, che ha a che fare con il microscopio di Heisenberg. Se noi illuminiamo con un raggio molto energetico una particella per sapere dove sta, gli diamo un gran calcione sostanzialmente, quindi ne modifichiamo il momento e perdiamo informazioni sul momento. Viceversa, se vogliamo indicare la velocità, dobbiamo illuminare la particella con un raggio per cui una lunghezza d'onda sia sufficientemente ampia, non sappiamo dov'è. In realtà però complicazioni legate alla una teoria precisa della misura quantistica non è ancora disponibile, benché con la decoerenza siano fatti molti passi in avanti, io credo renda una chiara immagine fisica di queste relazioni abbastanza difficile. E la mia ipotesi, che i fisici fanno davvero questo mestiere,
però non considerino affatto queste relazioni come prive diciamo di comprensibilità. E l'idea è, sto suggerendo, è che loro effettivamente rappresentino le nostre relazioni di incertezza con funzioni note dall'analisi funzionale, quindi modellizzando il fenomeno fisico che non riusciamo ancora a ben comprendere, che forse mai comprenderemo perché è troppo distante, diciamo, dalla scala dei fenomeni alla quale siamo abituati, fenomeni che comportano certe categorie, onda e particella, che non si applicano in maniera esclusiva. E sappiamo che come proprietà matematica della trasformata di Fourier, che utilizziamo per rappresentare una posizione se conosciamo il momento, e grazie a questa proprietà matematica minore è l'intervallo nel quale una delle due funzioni differisce da zero a picco, e più grande è l'intervallo, più ampio è l'intervallo nel quale, diciamo, la funzione di Fourier, per esempio, nel momento se non partire dalla posizione, differisce da zero. In questo modo puramente matematico si riescono a rappresentare, quindi come se noi utilizzassimo un surrogato per comprendere i fenomeni, nella misura di questi fenomeni non riusciamo a avere un'immagine chiara. Quindi questa non simultanea precisione di alcune osservazioni fisiche, nel caso viene spiegata mostrando come i sistemi quantistici vengono rappresentati nella teoria quantistica con una struttura che si chiama spazio di Hilbert di funzioni al quadrato sommabile, e mostrando come in questo modello i rappresentanti dei fenomeni fisici, cioè le trasformate di Fourier, di ciò che appunto è la posizione del momento, sono legate, diciamo, dalla proprietà che abbiamo detto prima. E l'idea è che in questo modo rendiamo comprensibili dei fenomeni rispetto ai quali non abbiamo una immagine fisica sufficientemente chiara. Naturalmente qui potremmo sollevare la domanda, ma questa è davvero una dei fenomeni fisici, e io vorrei sostenere che lo è. I filosofi in genere protestano perché dicono: beh, allora che stiamo a fare noi che cerchiamo di comprendere in senso ontologico, cioè avere un'immagine fisica chiara della meccanica quantistica non relativistica? Forse dobbiamo postulare che l'equazione di Schrödinger ammetta una correzione non lineare che spieghi il collasso della funzione loro. Che l'equazione di Schrödinger deterministica fondamentalmente non è in qualche senso in grado di spiegare quello che vediamo da sola. Allora la mia idea è: no, non smettiamo di interpretare la meccanica quantistica attraverso modelli eretici, modelli non standard, da questi modelli potrebbero scaturire esperimenti, ancora non si sono fatti, ma diamo fiato anche a coloro che in qualche misura si pongono contro l'ortodossia, ma al tempo stesso io voglio poter sostenere che, benché e i fisici che si interessano ai fondamenti debbano poter fare ancora dove sia gli interpretanti, gli esegeti, diciamo, del formalismo, io penso che con questa teoria, in base alla quale noi riusciamo comunque a spiegare i fenomeni fisici senza dei modelli fisici sottostanti, ma attraverso la matematica, riusciamo a dare però una risposta positiva all'interrogativo che molti filosofi della scienza sono posti, cioè la scienza spiega o descrive solamente il mondo. Spesso troviamo filosofi inclini alla teologia pronti a sostenere che la scienza non spiega, ma ci dice solo il come, ci dà il come dei fenomeni, ci dà il perché dei fenomeni. E secondo me la teoria delle spiegazioni strutturali della meccanica quantistica ha il pregio di farci concludere che effettivamente la spiegazione dei fenomeni è un fine legittimo della scienza. Naturalmente possiamo difendere una teoria nomologico deduttiva della spiegazione, in base alla quale partiamo da leggi, abbiamo condizioni al contorno e condizioni iniziali, e spiegare il fenomeno da spiegare significa dedurlo da queste premesse che coincidono con leggi e condizioni al contorno. Ma il modello nomologico deduttivo, che è stato difeso intorno agli anni 50 da Hempel e da altri grandi filosofi, e poi è stato soggetto a critiche, quindi diciamo è un modello che comunque soffre di gravi difetti. E questa tesi, diciamo così, strutturale della spiegazione, secondo me, è in grado in parte di sopperire alle difficoltà del modello nomologico. Passiamo alla non totalità, e poi quanto mai. No, ancora tempo.
Un'altra semplificazione, che spero di non andare su temi troppo tecnici, ma non credo proprio, il problema della solidarietà è sostanzialmente dovuto al fatto che se noi mettiamo particelle e correlate in modo opportuno, queste particelle, diciamo, prima della misura, sono tali da essere, per esempio, anticorrelate. Una spin giù di qua e spin su di là, oppure viceversa, spin giù di qua e spin su di là. E non c'è la proprietà definita di spin finché non andiamo a misurare, sostanzialmente. E Einstein era preoccupato da questo aspetto non separabile del mondo quantistico, perché diceva, o è la misura qui che fa precipitare in essere uno spin laggiù della mia particella non misurata, ma questo è assurdo, perché allora è come se agisse a distanza sulla particella. Oppure c'è un aspetto del mondo che la mia teoria non descrive, e quindi la teoria è incompleta, se vogliamo salvare la località. Quindi o è locale e incompleta, o è completa e non locale. Perché lui dice è incompleta? È perché io posso prevedere con probabilità uguale a 1 quale sarà il risultato della misura distante. E la teoria mi dice che se è giù di qua e lo misuro giù di qua, di là sarà su. Ma io posso prevedere con probabilità uguale a 1 che ogni volta che trovo giù, di là e su, e questo, mi dice la teoria, implica che c'è un elemento di realtà che mi permette di fare la previsione, che però la formula, diciamo, della mia teoria fisica non mi consente di stabilire. Questi stati di non-località sono stati poi, diciamo così, sperimentalmente trovati. Naturalmente il termine non-località può infastidire dei fisici. Se volete parliamo di non separabilità, la cosa strana è che questi due oggetti sono effettivamente correlati non in funzione della distanza, e quindi è una strana, diciamo, interazione, se volete non è un'interazione, e il fatto è che li abbiamo poi trovati sperimentalmente con vari diversi test. Una preoccupazione filosofica, quella di Einstein sulla natura non locale della meccanica quantistica, ha condotto a un esperimento. E questo vorrei dire anche un po' a difesa di coloro che continuano a pensare che c'è qualcosa che non va nella meccanica quantistica, non dal punto di vista predittivo, ben inteso, ma che non sia una teoria effettivamente completa. D'altra parte, il miglior destino di una teoria è quello di essere inglobato in una teoria più generale, che la ricomprenda quel caso particolare. Quindi qui, vabbè, c'è questa effettiva conferma del fatto che a volte le preoccupazioni filosofiche possono generare fisica, addirittura che comincia a esperimentare. Allora, come spieghiamo la non località però strutturalmente? Voglio fare questa breve parentesi per cercare di rappresentarmi un po' il significato che ha avuto la non località, soprattutto per Einstein e poi per le ricerche successive. Sistemi fisici composti, come le due particelle di cui parliamo, sono di fatto rappresentati formalmente con quello che si chiama prodotto tensore degli spazi liberi associati a ciascuna particella. Se noi ragioniamo su questo aspetto formale della nostra rappresentazione, siamo in grado in qualche misura di comprendere qualcosa per la quale non abbiamo modelli fisici. Qual è la proprietà principale che ci interessa? È quella che si chiama il principio di sovrapposizione. Il principio di sovrapposizione per Dirac, che è uno dei grandi di padre della meccanica quantistica, è ciò che distingue effettivamente la meccanica quantistica. È la proprietà formale dello spazio libero che ci dice che la somma di due soluzioni è ancora una soluzione di equazione, o che la somma di vettori che rappresentano stati del nostro sistema è ancora un vettore del nostro spazio di partenza. Questa proprietà è alla base, appunto, del fatto che alcune di queste somme di vettori nel prodotto tensore degli spazi liberi non possono essere scritte come prodotto tensore di ciascuno degli stati vettori che appartengono agli spazi componenti. E questa è una proprietà nota come non fattorizzabilità o intrecciamento, entanglement, non so come lo si possa tradurre in italiano. È una proprietà formale che però è alla base delle spiegazioni che possiamo dare nella non località, nella misura in cui non vogliamo spiegare queste particelle gemelle, il fatto che acquisiscano simultaneamente proprietà definita attraverso modelli causali che implichino una specie di segnalazione istantanea dell'informazione. È come se, appunto, il mondo quantistico fosse in un certo senso turistico,
che l'unità del tutto, in un certo senso, non dipende, non sono fissate le proprietà delle parti, visto che le parti non hanno una proprietà definita, fin quando non le andiamo a misurare. Ora, un'obiezione è che lo stato di cui prima parlavo, questo fattore 1 sulla 10 di 2 al quadrato ci dà la probabilità di trovare o spin su per la prima particella e spin giù per la seconda, o spin giù per la prima e spin su per la seconda. E ogni volta troviamo uno di queste due stati. Vedete che questo stato ci dice chiaramente che prima della misura il sistema non ha uno spin. Però se io trovo su la particella 1 posso prevedere quello che succede nella particella 2, se trovo giù nella particella 1 posso prevedere la stata 2. Per spiegare stati come questi, dicono i difensori di un modello cronologico deduttivo, noi in qualche senso possiamo fare appello alla legge di conservazione del momento anulare intrinseco, che in qualche senso lo spin. Già, punto è però che questa è necessaria, ma io ritengo non sufficiente per spiegare la modalità, perché per farlo dobbiamo fare riferimento alla struttura formale della teoria, e cioè hanno fatto l'esame. E qui vorrei, direi, chiudere con, qui c'è una cosa troppo complessa per essere spiegata in 5 minuti, vorrei appunto fare riferimento ad una specie di interessante transizione che secondo me è avvenuta nella storia della scienza. Cioè noi spesso, grazie forse anche alle nostre categorie, proviamo a spiegare fenomeni che ci sembrano misteriosi postulando delle cause. Per cui per Aristotele, per esempio, devo spiegare come mai se lancio un oggetto, questo oggetto si continua a muovere senza un motore apparente. C'è una causa del moto a noi nascosta che spiega come mai il corpo lanciato dalla mia mano continua a muoversi. Dopo Galilei sappiamo che questo non è un fenomeno da spiegare. Non dobbiamo postulare cause per spiegare la preservazione del moto detenuto. È proprio un rovesciamento di quello che va spiegato. Prima cercavamo di postulare attraverso meccanismi causali nascosti la ragione per la quale se lancio un sasso questo si continua a muovere per un po' e poi cade. Perché si continua a muovere se nulla apparentemente lo continua a spingere? Se è vero, pensa Aristotele, che qualunque cosa si muova deve essere spinta da un motore. Con Galilei, diciamo, non c'è nessuna causa necessaria a spiegare perché un corpo continua a muoversi in modo continuo. La causa serve al contrario per spiegare perché non lo fa. Quindi noi introduciamo le forze per spiegare la deflessione da parte del corpo che si muove, tenderebbe a muoversi in modo rettilineo dalla sua traiettoria. E lo stesso io credo debba essere in qualche misura invocato per altre importanti nozioni fisiche. Per esempio, nella relatività generale si dice che il corpo in caduta libera è in un certo senso in uno stato di moto naturale. Non dobbiamo postulare una forza di gravità che spieghi la caduta libera del corpo, sul quale non agiscono le forze. Quello è in qualche senso lo stato fondamentale dal quale partiamo per spiegare tutto il resto. Un po' come Aristotele diceva, che i moti naturali sono moti che non hanno bisogno di spiegazioni, diciamo così, che non siano appunto spiegazioni interne poi al moto stesso. Naturalmente un sasso cade per raggiungere il centro della Terra, ma non c'è bisogno di un qualche tipo di strana spiegazione rispetto alle ragioni per le quali lo fa. E lo stesso vale per la caduta libera. Invece di forza di gravità, noi spieghiamo un processo che con Newton sembrava aver bisogno di cause, con qualche cosa invece molto più semplice. Rendiamo in qualche senso il processo stesso fondamentale, quindi non spiegabile. Forse la stessa ricetta deve essere applicata alla non separabilità quantistica, cioè lo stato fondamentale del mondo quantistico è uno stato di non separabilità, entanglement, e quello che dobbiamo spiegare è quello che sembra più ovvio, più naturale, cioè il fatto che il mondo macroscopico non è intrecciato. Questo che sembra così ovvio a noi, il fatto che un oggetto è qui e non è lì simultaneamente, se prendiamo come punto di partenza l'entanglement quantistico diventa misterioso, esattamente come
per Galileo dobbiamo spiegare perché non continua un corpo a muoversi in modo inerziale e dobbiamo costruire le forze, rovesciando quel che andava spiegato. E anche adesso, pur in qualche senso ammettendo che sia possibile spiegare l'entanglement attraverso proprietà strutturali dei modelli matematici che utilizziamo, dobbiamo comprendere che questo tipo di fenomeni non va spiegato causalmente, cioè presupponendo dei modelli causali che in qualche caso rimandino ad azioni istantanee a distanza. Quindi diciamo così che la storia della scienza, forse sto inducendo su pochi casi, ma potrei parlare dell'attività speciale. Lorentz provava a spiegare la contrazione dei corpi con modelli causali. Con Einstein facciamo a meno di ipotizzare forze per spiegare la contrazione dei corpi nella direzione del movimento. Insomma, è come se la causalità fosse una categoria troppo primitiva per interpretare in modo corretto il mondo fisico. Naturalmente non è detto che in tutti i fenomeni non si possa fare a meno della causalità. Per spiegare la pressione possiamo pensare al bombardamento di tante piccole molecole di cui, diciamo, un gas è costituito e che esercitano effettivamente una forza. Qual è la spiegazione causale? Naturalmente. Quindi non sto dicendo che per tutti i fenomeni della fisica dobbiamo e possiamo fare a meno le spiegazioni causali. Sto dicendo che però in momenti rivoluzionari del pensiero umano è accaduto che alcuni fenomeni che si pensava necessitassero una spiegazione causale si è poi passato a dare in cui si stessi una spiegazione di natura strutturale o matematica, e partendo dalla fondamentalità di questi processi si è arrivato, diciamo, a creare nuove esigenze di spiegazioni che non avevano, diciamo, immediatamente prima della rivoluzione alcun bisogno di essere spiegato. Appunto, il problema fondamentale è capire perché gli oggetti hanno una posizione definita, se nella teoria quantistica noi in qualche misura dobbiamo assumere che un oggetto non è né qui né lì finché, diciamo così, non lo andiamo a guardare. Quindi esiste una spiegazione strutturale dei fenomeni, e questo è l'ultimo esempio che vorrei fare. Vediamo se riesco ad andare avanti. Che è successo? E non credo di avere tempo. Un minuto. Un minuto. Perché spiegano queste proprietà strutturali i fenomeni stessi? Perché unificano. Nel caso del momento e della posizione, noi abbiamo due variabili collegate che non possono essere simultaneamente misurate. Ma se noi postuliamo una struttura algebrica di non commutatività, noi spieghiamo non soltanto posizione e momento, ma spieghiamo tempo ed energia, spin in direzioni diverse. Cioè diamo in qualche senso un'unica teoria che abbraccia fenomeni che sembravano irrelati sotto la stessa struttura. Quindi un fenomeno è comprensibile se nella misura in cui esemplifica una struttura matematica. Questo esemplificare una struttura matematica io penso sia indispensabile per poter spiegare l'applicabilità della struttura matematica stessa. Cioè credo che, andando al di là di quello che diceva prima Carlo, non si rimanga solo nell'ambito della matematica, cioè il modello matematico didattico, il modello matematico teorico, ma il modello matematico teorico coglie le proprietà del mondo, che sono proprietà matematiche, nel senso che il sistema fisico è un particolare esempio del modello matematico per noi che è il nostro. E questa è una possibile risposta alla domanda perché la matematica. Io mi fermo, mi spiace se ho introdotto forse alcune nozioni un po' complicate Sono anche studenti di fisica comunque. Ci sono anche studenti di fisica. Allora, troppo semplice, chiedo scusa a loro, chiedo scusa a tutti sostanzialmente. No. Ho annoiato, quindi già sapevo la fisica, probabilmente anche quelli. No. Vabbè, grazie. Thank you.
Buonasera. Professor Bernardi. Sì, perché già detto prima. Buonasera, sì, Mauro ha detto prima che eri intimorito. Io da un lato sono molto contento di essere qui, sta chiaro, ma sono la prima volta intimorito. Non è la prima volta. È la prima volta. Non è nemmeno l'ultima, diciamo, però sono intimorito da solo. Sei sconvissuto. A filosofi, in ambiente, come dire, diverso da quello che sono abituato. Io parto da un esempio da matematico, un esempio molto più semplice di quello che faceva Marco, molto molto più semplice. Vado a una cosa che si insegna, si impara alle medie, che talvolta causa un po' di difficoltà negli studenti meno sicuri. Perché meno per meno fa più? Come primissimo esempio, poi ci rifletteremo, cioè le proprietà delle operazioni, come definiamo la famosa regola dei segni per i numeri relativi. Possiamo dare spiegazioni di carattere matematico, ovvero di carattere pratico, di carattere più applicativo. Carattere matematico, qui adesso non voglio entrare nel merito, sono formule estremamente semplici, queste per davvero, ma essenzialmente applicando la proprietà commutativa, associativa e distributiva, si vede che se vogliamo che quelle proprietà valgano, se vogliamo questo, le proprietà che conosciamo per i naturali, le vogliamo che continuino a valere anche sui numeri negativi, quella definizione, quella secondo cui meno per meno fa più, è l'unica che ci va bene. Se cambiassimo definizione, cosa lecita, troveremmo situazioni in cui quelle proprietà non valgono più. Quelle proprietà, notate bene, che sono la base per la successiva costruzione delle strutture algebriche. Non so quanti di voi abbiano familiarità con gruppi, anelli, campi, spazio vettoriale e così via, ma le strutture algebriche si fondano proprio sulle proprietà dell'operazione. Se ne seguono alcune e poi si studiano le conseguenze. Tutt'altra giustificazione del meno per meno fa più. Questa è una struttura, è una giustificazione astratta, puramente matematica. Giustificazione completamente diversa. Parto dalla formula fisica, velocità uguale spazio diviso tempo, spero che sia giusta, è scritta in altro modo, spazio uguale velocità per tempo, e penso a un punto che si muove lungo una retta orientata, di moto che è più uniforme, tutto tranquillo, se la velocità a che all'origine è nel punto zero, se la velocità positiva va verso gli crescenti, se la velocità è negativa va all'indietro. Allora, se la velocità è positiva, ho detto all'istante zero si trova nell'origine. Prima si trovava dove le x sono negative, poi si troverà nella parte positiva. La velocità negativa va all'indietro, se all'istante zero è l'origine, dove era prima, si trovava nella parte positiva e poi andrà pure verso la parte negativa. Quindi quando la velocità è negativa e il tempo è negativo, trovo uno spazio positivo. Questo esempio del tutto banale fa nascere una domanda che dovete dibattuto a lungo, e siete anche più esperti di me, come mai esigenze astratte legate alla struttura algebrica, puramente ideali in qualche modo, danno risposte del tutto coerenti con esigenze concrete legate all'iscrizione del movimento, qualunque cosa sia il movimento, se esiste, non lo so, nel turismo non esisteva. Quindi, qualunque cosa sia il movimento, però abbiamo lo stesso risultato. Ecco, qui c'è una primissima risposta, non forse troppo in disaccordo da quelle che ho sentito, pure diverse con di loro, risposta del tutto ingenua, sia chiaro. La matematica nasce dalla nostra esperienza del mondo, viceversa, un po' sciarica se vogliamo, le leggi scientifiche sono imposte, non so se sia la parola giusta, dall'uomo alla natura, riflettono la razionalità umana. Bene o male, la razionalità umana ce l'abbiamo sia nelle leggi matematiche, sia nelle leggi fisiche con cui vogliamo descrivere. Cosa strana, ho io ripreso qualche brano qua e là di quelli che Milano mi aveva mandato. Di Hemming e Wigner. E anche Cellucci. E anche Cellucci. Quindi non lo so più di chi sia l'autore, quindi non stupitevi se magari una frase la ritrovate. Cosa strana è che risultano applicabili anche concetti e risultati matematici a cui a priori non c'è, per cui a priori non ci dovrebbe essere un significato concreto. Si è già parlato della continuità dei numeri reali. I numeri reali sono applicabili al mondo fisico, questo è un altro fatto, i fisici li usano i numeri reali, però è una scelta impegnativa se vogliamo accettarlo, dire che i reali sono applicabili al mondo fisico. I numeri reali, tanto per cominciare, sono infiniti, e non sono infiniti nel senso che va molto in là, ma nel senso che in qualunque segmento ha infiniti punti, cosa che voi avete creato qualche problema di pitagorici in quei tempi. Non solo, ma anche peggio, ogni numero reale, per essere descritto, richiede un'infinità di parole, infinite cifre, salvo poche eccezioni. Se io dico un terzo, basta dire un terzo, ma per la stragrande maggioranza dei numeri reali dovrei, per descrivere uno solo di quelli, uno solo, parlare di nominare le infinite cifre.
Quindi è qualcosa che è infinito, sia nel senso che questo insieme che ha infiniti punti, sia nel senso che ogni suo elemento, per essere descritto, richiede infinite parole. Ciò nonostante, questa struttura è applicabile con successo nel mondo fisico. Non solo, credo, una descrizione fedele della realtà, non credo proprio, però di fatto funzionano. Ancora peggio se passiamo ai numeri complessi. I numeri complessi credo che, anche se qui sono il dipartimento di filosofia, li conosciate dalle scuole superiori, quelli del tipo 3 più 2i, 4 meno i e così via, che nascono nel 500, in questo modo, per esigenze legate alle risoluzioni di equazioni algebriche, e poi si applicano in fisica. Sapete una grande in fisica, un dettaglio. Prima, durante la presentazione, è stato detto che mi occupo della didattica, sono andato a controllare i programmi scolastici, quelli in vigore, quelli vecchi, diciamo, non recentissimi. Numeri complessi, avrei detto, se ne basterebbe parlare del liceo scientifico, dove si fa tanta matematica, quindi giustamente se ne deve parlare. Oppure il liceo classico, dove c'è l'aspetto culturale, la portata culturale di questi numeri. Numeri complessi non sono il programma, né lo scientifico né il classico, non lo erano fino all'anno scorso, se non venivano fatti perché molti insegnanti ritengono sia utile accennarli, ma era un po' un gusto apprezzabile di alcuni insegnanti. Sono invece nei programmi dei tecnici. Quindi i numeri complessi, stando al nostro legislatore, che si occupa di insegnamento nelle scuole, sono più importanti per la loro applicazione alla fisica, tecnici industriali sto parlando, che non per la loro portata matematica culturale. Fatto non mi pare abbastanza curioso, se vogliamo, da meditarci. Quelle cose così astratte, che gli stessi matematici, notate bene, avevano avuto difficoltà ad accettare. Numeri complessi, ma cosa sono? Cos'è quella I? Ecco, di fatto poi trova l'applicazione del mondo fisico a livello che oggi, negli ultimi decenni, in Italia si insegnano di preferenza negli istituti tecnici e non nei licei. Successivamente, questo è un altro fatto su cui vorrei spendere qualche parola. Un fatto a cui non so dare una spiegazione, se è chiaro, ma che volevo segnalare, successivamente per i numeri complessi si trovano applicazioni in matematica diverse da quelle originarie. Fenomeno curioso, cioè un concetto nasce in matematica per un qualche scopo, poi vediamo che è efficace in un'altra area della matematica, a priori abbastanza distante. Applicabile in fisica va benissimo, ma applicabile anche in un'altra area matematica? Per la quale non era stato pensato. Viene abbastanza spontaneo pensare a qualche regolarità, però questo è poi impegnativo da tanti punti di vista. Due esempi soltanto, il numero, no scusate, io mi sono passato, pi greco, il numero pi greco, conosciamo tutti, no? 3,14, nasce come rapporto fra lunghezza, circonferenza e diametro, quindi un contesto di geometria euclidea, è tutto elementare, si impara già tra gli elementari. Poi non si ritrova in teoria dei numeri, numeri primi. Che c'entra i numeri primi con pi greco, con la circonferenza? Lo si ritrova in statistica, facendo statistica, si ritrova il pi greco. Che c'entra? Come mai un concetto matematico che nasce in maniera legittima e chiara in un contesto specifico, geometria euclidea, poi funziona e funziona bene per parlare di numeri primi, per parlare di statistica e di tante altre cose. C'è un esempio appena un po' più difficile, lasciatemelo citare solo perché mi piace, risulterà pure più pazienza, l'insieme ternario di Cantor è quello in cui parto l'intervallo 0,1, prendo un terzo a metà, lo tolgo e poi continuo questo processo all'infinito. Nato, credo, potrei sbagliarmi però, chiedo comunque di dire sì, quindi questo mi tranquillizza, nasce perché Cantor cercava un insieme di reali con una cardinalità maggiore del numerabile e un valore continuo. Ma aveva un mostro specifico bello di teoria di insiemi, da cui poi è nata il posto del continuo e tutto il resto. Specifico di una cosa, sulla cardinalità degli insiemi. Poi si scopre che applicazioni in topologia molto interessanti, e in logica addirittura, quando uno fa il calcolo delle proposizioni che credo conosciate, questo è lo spazio, e passa all'algebra di Gould corrispondente, questo è lo spazio topologico uguale. Se non voglio entrare nei dettagli, ma la cosa è tutto naturale. Calcolo le proposizioni e apre corrispondente insieme di Cantor. Che c'è? Poi si scopre che i frattali sono diventati molto di moda negli anni 80, direi. Non è che sia un fanatico dei frattali, tutt'altro, dico che però esistevano già vari decenni prima, o un secolo prima, per opere di Cantor e di altri. Ecco, allora appunto insisto, un concetto matematico molto spesso non soltanto trova applicazioni in fisica,
cosa bella e forse misteriosa, forse spiegabile, ma trova applicazioni anche in altri settori della matematica. Torniamo alle applicazioni. Molte teorie matematiche, questo è stato detto con l'esempio delle coniche, delle ellissi, nate per certi scopi, ha trovato applicazioni in fisica. D'altra parte, non tutte le teorie matematiche, qui è chiaro che nemmeno io, che amante della matematica, mi sognerei di sostenerlo, non è vero che tutte le teorie matematiche hanno applicazioni in fisica, non è vero. Mi pare anche chiaro che la matematica non risolva tutti i problemi. Su questo sono d'accordo con Carlo, anche se forse... Vedo che stasera mi fa solo concessione. No, anche se forse, stavo cominciando... Prepara, diciamo. Anche se forse, la matematica sono una piccola parte, se forse sulla quantità potremmo dissentire, però dire che la matematica va bene sempre comunque, questo è sbagliato, voglio dire anche nella mia vita personale. Se vado al ristorante e devo scegliere il piatto, si guarda il prezzo che è espresso da un numero, però entro in gioco tante altre cose che non pretendo di matematizzare. E così, ma in tante altre situazioni di vita corrente, cioè pretendere di applicare sempre la matematica mi sembra un atteggiamento infantile, perché infine è comunque sbagliato. Ecco, come si applica la matematica? Io direi questo, parere sempre ingenuo se volete, si applica molto bene quando la situazione è pulita, semplice. Prima la velocità uguale spazio e tempo, oppure possono esserci proporzionalità, voglio dividere le spese di un condominio in maniera proporzionale al numero delle famiglie, magari tenendo conto che uno ha un appartamento più grande e l'altro più piccolo, oppure ho una crescita esponenziale regolare, in qualche modo tante situazioni dove c'è una buona regolarità e la matematica applicabile con successo. Su questo non c'è dubbio. Se le variabili però sono molte, questi sono i fenomeni di cui si parla spesso negli ultimi anni, già accennate anche prima specialmente da Carlo, sono molte variabili, molte vuol dire molte davvero, se di un milione di variabili, o comunque 10.000, non è che cambia. Pensate al traffico, voglio descrivere il traffico, voglio riuscire a prevedere come vanno le cose in modo da evitare incasamenti. Quante sono le macchine che si muovono? Sono tante, e poi ciascuna ha il suo percorso da fare. Cioè, è difficile fare un modello che descriva bene tutto. Pensate alle previsioni in campo meteorologico, ancora peggio di quante sono le particelle in gioco, ci sono tutte le famose descrizioni. Descrivere tutte direi già sbagliato nel principio, a parte che poi umanamente non è possibile. Pensate al moto di un fluido viscoso, il resto, l'economia se ne ha parlato, ecco che ero qui dissento, mi pare che tu abbia detto che non si può applicare la matematica, in generale. Anche in biologia, anche in biologia. Comunque, però in qualche modo si riesce a applicare, in che senso però si riesce a applicare anche in economia, dove al solito le variabili sono tante e difficilmente descrivibili, perché ho tanti esempi sul mercato, io non so come funziona la seduta di borsa, specialmente nei giorni poco citati, ma immagino ci sono tante persone nel mondo che attaccate a un computer o a qualche riunione, agiscono, descrive quella situazione, dando delle variabili a ciascuna gente è impossibile, umanamente impossibile. Quello che si riesce a fare, che è senz'altro interessante, è riuscire a individuare poche variabili, non quelle 10.000 o un milione, ma 5, 6, 10 al massimo, che per qualche motivo si ritengono significative. Studiando quelle, naturalmente la scelta arbitraria, funziona se studiando quelle poi si riesce ad avere una qualche capacità predittiva. Descrivere il problema e poi trarre con delle conseguenze. Quindi questo, lo ripeto, matematica si applica molto bene quando il discorso è semplice, quando è complicato, e molto spesso è complicato, a priori fare portato a dire rinunciamo, un sistema lo posso affrontare se 10, 20, 30 variabili, forse 100 con un computer, ma non 10.000, meno che mai un milione, però se faccio una scelta oculata riesco a fare una cosa in più. Io sarò breve e cito... Ho tre citazioni, a differenza di Carlo, vedete adesso, se faccio citazioni non le faccio per criticarle, ma al contrario perché mi piacciono. Mi piacciono queste citazioni, forse ingenue, però mi ci riconosco. A perlomeno do un'interpretazione io nella quale mi riconosco, poi magari l'autore avrà un'interpretazione diversa, quindi prendete come spunti. Federico Enrico è uno studioso di geometria, secolo scorso, nel senso di un secolo fa, quando torno nel discorso, qui è stato a Roma molto lungo, studiava le superfici, in particolare quelle più irregolari, più strane, e parla di riposte armonie.
Poi c'è la situazione di Einstein, che devo dire nella mia ignoranza ho scoperto da Hirsch l'anno fa qui a Villa Mirafiori, che dice che Lord God, il Signore Dio, è sottile, salto proprio è sottile, ma non è malizioso. E infine la situazione dall'Antico Testamento, nei Proverbi, è gloria di Dio nascondere le cose, è gloria del re investigarle. È gloria di Dio nascondere le cose, è gloria del re investigarle. Il semire non lo so, non lo so. Io lo interpreto come sapienti, ma interpretazione soggettiva. Vi leggo molto rapidamente quello che diceva Hirsch a proposito della situazione di Einstein. Dice Einstein sta parlando di una situazione di un fisico che sta studiando per cercare di capire i segreti della natura. Le leggi della natura non sono sempre ovvie e semplici, ma noi possiamo credere, dice Hirsch, con lui. Noi dobbiamo credere, il master è in corsivo, che i fenomeni che osserviamo nella natura non sono stati messi per ingannarci da un nemico malizioso. Dio o la natura sta giocando in maniera fair, equa. Come lo sappiamo? In realtà non lo sappiamo, ma noi dobbiamo crederlo se abbiamo qualche voglia di capire la natura con una speranza di successo, eccetera, eccetera. Riposta armonia, è una parola ancora su quello, la parola riporre, non lo so, non sono un esperto di italiano ovviamente, però la interpreto nel duplice significato di mettere in ordine, riporre, metto a posto, e anche di nascondere. Cioè riposto, credo che voglia dire, un po' nascosto ma anche in ordine però, non è soltanto nascosto, è riposto. Ho controllato anche su qualche dizionario, ho trovato che questa mia interpretazione è sostanzialmente corretta, almeno secondo quel dizionario, vuol dire mettere in ordine e nascondere. Mi piacciono entrambe le cose, cioè non sono ovvie queste cose, ma hanno una loro regolarità. Ecco, quello che io dico nelle mie esperienze da matematico, mia esperienza, in giro finché volete, ma lo dico, è che è giusto ed efficace aspettarsi regolarità. Io affronto un problema, non so se arriverò alla soluzione, molto spesso non si arriva alla soluzione, è chiaro questo, eh? Molto spesso quando un matematico o un fisico affronta un problema non si arriva, perché non è abbastanza bravo, perché il problema è troppo difficile, forse perché il problema non ha soluzione, può darsi. Però è efficace, serve che chi fa ricerca si aspetti una buona soluzione, ragionevolmente regolare. Magari anche bella, lasciatemi usare questo aggettivo. Quando si prende la strada giusta, giusta tra virgolette, o detto meglio una strada giusta, non è fatto che ce ne sia una sola, le cose cominciano a migliorare. Capita di fare per tanto tempo conti su conti su conti. Poi ho un'idea, imbrocco un'altra strada, i conti si semplificano, il discorso si chiarisce, trovo un collegamento con un'altra cosa. Ho la sensazione, come quando faccio una passeggiata in montagna, ho trovato il sentiero giusto. Una metafora che può convincere o non convincere, però di fatto è nell'esperienza personale mia di tanti altri. L'ultima domanda, poi concluso, spero in tempo. Certo. Allora, se c'è una costruzione matematica convincente, bella, armonica, se c'è questa costruzione matematica così che in termini astratti può piacere la soddisfazione, è ragionevole aspettarsi che funzioni anche in fisica allora? Se il mio discorso è matematicamente brutto, forse in fisica non funzionerà, forse. Se vendo, magari potrei aspettarmi, in modo sempre molto ingenuo, un po' rosso, che funziona anche la fisica. Grazie. Ma ero io stanco. No, io... Parlo poco e abbraccio, anche perché ho l'onere di chiudere questo incontro. Sergio Caprano, conoscete tutti. Finale, naturalmente, mi sembra un po' più sensato. Avevo delle perplessità, perché naturalmente sono fra gli organizzatori dello stage, quindi potrebbe configurarsi un qualche conflitto di interesse se io sposassi una o un'altra delle tesi esposte. Naturalmente invece mi sembra più sensato cercare di raccogliere un po' le fila delle eventuali
provocazioni, senza che questo appaia piaggeria, perché ci sono anche naturalmente poi delle differenze. Io porto qui la mia esperienza adesso come fisico, quindi potrei usare un termine che è diventato un po' di moda, l'utilizzatore finale della matematica. Non ti consiglio di usare. Sulla matematica mi sento di utilizzarlo. Quindi in qualche modo sono qui a testimoniare l'uso che un fisico fa della matematica e quindi eventualmente a vedere, rispetto alle questioni sollevate dagli interlocutori, dai miei interlocutori precedenti, quali sono i problemi. Io direi che un fisico, o la maggior parte dei fisici probabilmente, sono inclini a pensare che il nostro ragionamento matematico, quello diciamo intuitivo, sia effettivamente il frutto dell'evoluzione biologica in senso stretto, cioè che noi in realtà abbiamo delle strutture primordiali che sono il frutto della nostra evoluzione biologica. Naturalmente è evidente, come è stato anche sottolineato, che gli esseri umani hanno scoperto un'evoluzione molto più rapida di quella biologica. A un certo punto, dal punto di vista biologico, siamo evoluti molto poco negli ultimi 100.000 o 200.000 o 500.000 anni. Dal punto di vista culturale siamo evoluti tantissimo. Abbiamo scoperto l'evoluzione culturale, abbiamo imboccato questa strada e quindi la matematica artificiale è immensa, perché l'evoluzione culturale procede molto più rapidamente di quanto invece non possano essere quelle strutture archetipali che sono state selezionate dalla selezione naturale, che agisce su tempi molto lunghi. Naturalmente da questo punto di vista sarebbe interessante studiare la storia antica della matematica artificiale. Abbiamo in realtà tantissimi esempi della storia moderna della matematica artificiale. Purtroppo la storia antica della matematica artificiale ci è nascosta perché i documenti sono pochi, probabilmente le attestazioni più antiche sono le tavolette babilonesi sulle quali noi troviamo alcuni problemi della matematica che ci permettono di inferire che i babilonesi sapessero risolvere una serie di problemi, per esempio problemi che oggi ricondurremmo alla soluzione di equazioni di secondo grado, e tuttavia risolvevano questi problemi con un procedimento empirico. In qualche modo ogni problema era un problema a sé stante, che ammetteva una sua soluzione particolare. In questa ricerca delle soluzioni, naturalmente, appare evidente a un certo punto quale sia il vantaggio enorme di generalizzare, di trovare soluzioni a intere classi di problemi. Non risolvere ogni problema in quanto tale, ma cercare di trovare all'interno di problemi simili quali sono gli elementi comuni che permettono quindi di risolvere i problemi per classi di problemi. E quindi qui entra in gioco quella che secondo me è la nozione fondamentale per il fisico, la nozione di modello. Io voglio leggervi una delle tante possibili definizioni di modello, l'ho trovata anni fa all'interno di questo testo sulla termodinamica di Carrà, la citazione però è presa dall'Enciclopedia della Scienza e della Tecnica. E dice: dato un qualunque sistema S, ove per sistema si intenda un insieme di elementi connessi gli uni agli altri da certe relazioni, si dirà che un nuovo sistema M costituisce un modello di S quando risulti possibile stabilire una corrispondenza fra gli elementi e le relazioni di S e gli elementi e le relazioni di M, la quale ci autorizzi, entro certi limiti, da determinarsi a seconda delle circostanze, a ricondurre lo studio di S allo studio di M. Questa è una definizione che io trovo fondamentale per il fisico, naturalmente. E allora, da questo punto di vista, io direi che la matematica è lo strumento essenziale per la fisica, perché ci permette di ricondurci a dei modelli che ci permettono di trattare classi molto ampie di fenomeni. È chiaro che io posso dare un modello fisico di una realtà fisica e probabilmente potrei studiare la caduta dei corpi uno per uno, dire questo corpo cade così, quest'altro corpo cade così, e stabilire delle leggi che valgono per ciascun corpo separatamente. Se io riesco a cogliere invece quali sono gli aspetti comuni del fenomeno della caduta dei gradi, a darne una modellizzazione, e questo richiede naturalmente il grande passaggio da galileano di rinunciare a descrivere certe cose e di accettare che possiamo descrivere solo alcuni aspetti della realtà, quelli che riusciamo a modellizzare in termini matematici, allora improvvisamente un'ampia classe di fenomeni mi viene accessibile, quindi io posso trovare delle soluzioni, delle descrizioni che si applicano a una classe molto ampia di fenomeni. In qualche modo, questo mi sembra così, la parola calcolo vuol dire piccolo sassolino, e probabilmente appunto noi dobbiamo immaginare antichi pastori che contavano le pecore una per una e poi hanno imparato che potevano contare le pecore mettendole in corrispondenza con dei sassolini
e poi hanno magari capito che si potevano addizionare le pecore addizionando invece i sassolini, non opero più sull'oggetto concreto, le pecore non vado a contarle, ma se voglio sapere se prima ne sono entrate 10 e poi 15 nell'ovile, mi metto lì con i sassolini e scopro che ne sono entrate in tutto 25, così. E quindi in realtà questa capacità graduale di astrarre negli antichi documenti, a un certo punto le pecore o i vasi o qualunque altra merce sono diventati dei simboli, per esempio sulle terracotte babilonesi o sulle terracotte minoiche sono diventate dei simboli, piano piano questa idea di sostituire i simboli agli oggetti reali chiaramente ha mostrato tutta la sua potenza, tutta la sua capacità predittiva che permette di fare delle affermazioni che astraggono dal particolare problema concreto ma di generalizzare classi di soluzioni, quindi questo è l'aspetto interessante. Quindi io sto riconducendo un po' la matematica, l'efficacia della matematica a questo suo vantaggio nel problem solving. Naturalmente di Putnam io prendo con le pinze qualcosa di ciò che lui afferma, tutta una serie di altre affermazioni che lui fa invece le trovo particolarmente poco calzanti e particolarmente poco attraenti per il fisico che usa la matematica. Sicuramente l'efficacia nel problem solving giustifica, almeno primordialmente, almeno all'inizio, l'evoluzione della matematica artificiale, questa capacità di risolvere problemi per classi e non ciascun problema separatamente. Un altro aspetto che mi interessa e che è stato richiamato anche dagli oratori precedenti è questo aspetto della nostra relazione col mondo fisico mediata dalla nostra percezione di esso. È chiaro che noi descriviamo, almeno inizialmente, il mondo fisico quale noi lo percepiamo. Un esempio che a me piace molto è questo. Noi sappiamo oggi che la luce è una parte piccolissima, la luce visibile è una parte piccolissima dello spettro della radiazione elettromagnetica. La maggior parte, anzi, praticamente tutta, tranne questa sottile finestra, non è accessibile alla nostra vista. Se uno naturalmente vuole chiedersi perché vediamo proprio queste e non altre, la risposta non sta qui sulla Terra, sta nella stella più vicina che il Sole emette essenzialmente nel giallo, e quindi noi siamo inondati da questa luce essenzialmente in quella gamma che oggi è diventata per noi la gamma visibile, quindi biologicamente noi siamo stati selezionati a vedere il visibile. Naturalmente col tempo l'evoluzione culturale, l'evoluzione tecnologica ci permette di accedere in maniera indiretta anche alle frequenze non visibili della radiazione e quindi di sviluppare teorie anche per ciò che non vediamo direttamente. Allora in questo senso la capacità di astrarre e di cominciare a vedere la realtà attraverso la descrizione che la matematica ne dà e non direttamente accessibile ai sensi, ma come noi la percepiamo attraverso la sua descrizione matematica, ci permette di affrontare una classe ancora più ampia di problemi. E qui vengo alla meccanica quantistica, che è un problema interessantissimo. Per molte persone, direi per tutti i non addetti ai lavori, per i non fisici essenzialmente, la meccanica quantistica è assolutamente antintuitiva. E io aggiungo che anche per gli studenti di fisica la meccanica quantistica inizialmente è assai poco intuitiva, gli studenti magari sorridono perché così è. In realtà quando uno studente di fisica studia la meccanica quantistica si trova per la prima volta nella sua carriera di fisico ad affrontare una teoria matematica nella quale la rappresentazione visiva del fenomeno viene totalmente meno, o quasi totalmente meno, e deve essere mediata dalla comprensione attraverso la sua descrizione matematica. Questo naturalmente perché biologicamente noi siamo evoluti in un mondo nel quale ci misuriamo sulle nostre scale, definite mesoscopiche, in realtà l'uomo misura di tutte le cose, noi chiamiamo mesoscopico l'ambiente circostante che è più o meno la nostra misura, il che non vuol dire che questo ambiente non sia fatto di particelle piccole, atomi, dei quali non abbiamo percezione diretta. Naturalmente se noi potessimo vedere i singoli atomi ci accorgeremmo che a livello atomico la natura è molto diversa da come ci appare a livello macroscopico. Anche a livello microscopico compaiono delle regolarità, queste regolarità che sono importantissime naturalmente nella nostra descrizione fisica del mondo, perché effettivamente sono le uniche per le quali una descrizione è possibile, anche se io dissento sul fatto che esista un margine netto fra regolarità e irregolarità, perché sempre più spesso siamo capaci, dentro un'apparente irregolarità, di scoprire delle piccole regolarità soggiacenti che ci permettono di affrontare classi sempre più ampi di fenomeni apparentemente irregolari. Quindi in realtà la meccanica quantistica non è intuitiva semplicemente perché i fenomeni ai quali si riferisce, i fenomeni che vuole descrivere, non sono direttamente oggetto dei nostri sensi e noi, quindi come esseri
senzienti, come esseri razionali, non siamo stati biologicamente selezionati per avere una rappresentazione intuitiva immediata di questi fenomeni, perché non fanno parte della nostra esperienza quotidiana, così come la contrazione delle lunghezze di Lorentz non fa parte della nostra esperienza quotidiana, perché non ci muoviamo a velocità per le quali questo fenomeno è assolutamente irrilevante, assolutamente impercettibile. Se noi fossimo, vivessimo in un mondo nel quale è possibile facilmente muoversi a velocità molto più alte, ci accorgeremmo di questo fenomeno, diventerebbe un fenomeno del tutto normale della nostra esperienza. Se noi vivessimo su scale più piccole, probabilmente i fenomeni quantistici non ci apparirebbero così, così strani, così poco comprensibili. Voglio concludere con un ultimo aspetto che è importantissimo per il fisico, è questa idea del fatto che quando un fenomeno è descritto da troppe variabili, probabilmente non siamo sulla strada giusta, e questo è vero per il semplice fatto che noi non siamo in grado di manipolare né in maniera simbolica né in maniera, adesso persino con i computer un po', diciamo, possiamo fare qualcosa di più, ma non possiamo certo affrontare un problema descritto da tutte le variabili, e tuttavia la comprensione passa attraverso l'individuazione di quelle che possono essere le variabili essenziali. Un fisico fa questo esercizio che all'inizio può essere una schematizzazione estrema del fenomeno, e tuttavia l'esperienza del fisico mostra che spesso queste schematizzazioni estreme permettono di individuare inizialmente le variabili più importanti, salvo poi ammettere l'eventualità che il modello possa essere via via arricchito aggiungendo man mano le grandezze e i parametri che inizialmente si sono considerati irrilevanti. Un esempio importante, e lo cito anche perché qui ho il testo di termodinamica di Carrà, è proprio lo sviluppo della meccanica statistica, cioè il passaggio dalla impossibile tentativo di descrivere meccanicamente una collezione di particelle molto grande, quindi un numero di particelle molto grande, la speranza di descrivere meccanicamente il moto di questo sistema, descrivendo il moto delle singole particelle che lo compongono, è evidentemente un problema impossibile. Adesso esiste una branca della fisica, che è la fisica computazionale, che si occupa di riscoprire questo per collezioni relativamente grandi, ma non grandissime, di particelle. Adesso si possono simulare sistemi di decine di migliaia di particelle, diverse decine di migliaia, ma noi stiamo parlando di un numero molto più grande. Per questi tipi di sistemi, che sono i sistemi dei quali si occupa la termodinamica, una descrizione particella per particella era visibilmente impossibile. Finché, grazie all'opera pionieristica di alcuni fisici che sono stati tra l'altro incompresi nel tempo, e tra quello per esempio di Colza, non si sono identificati alcuni parametri rilevanti, che sono i parametri dei quali si occupa la descrizione meccanico-statistica, quindi alcune variabili microscopiche che hanno senso per il sistema nel suo complesso. Quando un individuo ha in questi parametri, per esempio la temperatura, la pressione, il volume del sistema, improvvisamente tutta una serie di proprietà di questi sistemi ci diventano accessibili scientificamente, acquistano le leggi carattere predittivo, e noi possiamo alla fine fare delle affermazioni, per esempio trovare delle spiegazioni delle leggi termodinamiche che sono state originariamente formulate in maniera empirica attraverso questo nuovo modello, che è il modello meccanico statistico. Quindi, per concludere, direi che al fisico il potere predittivo della matematica, naturalmente in prima approssimazione, potrebbe interessare in quanto tale, perché, insisto, per il fisico la matematica è uno strumento, il mezzo non il fine. Quindi uno potrebbe accettare un artigiano che non si occupa di sapere perché il martello funziona, ma come funziona per utilizzarlo per costruire altre cose. Naturalmente, poiché il fisico si interessa anche degli oggetti che utilizza, e probabilmente prima o poi nella sua giornata gli capita di pensare a perché questi oggetti funzionino, non mi viene spiegazione migliore di quella che appunto noi in realtà siamo stati biologicamente selezionati per cogliere quelle che chiameremmo le strutture matematiche del mondo, ovvero le modellizzazioni matematiche del mondo circostante. Quindi in qualche modo abbiamo delle rappresentazioni mentali che possiamo ricondurre a primi semplici modelli matematici del mondo, che poi si sono arricchiti ed evoluti per evoluzione culturale, e alla fine abbiamo persino scoperto il vantaggio che deriva eventualmente dall'anticipare la natura, addirittura dal inventare dei modelli che apparentemente potrebbero non avere nessun... Io non so se per nessun modello si possa dire che non avrà mai a che vedere con la realtà fisica, però naturalmente è vero che esistono modelli matematici che attualmente non hanno trovato nessuna applicazione fisica, e tuttavia sviluppare questi modelli potrebbe avere un valore in sé, perché comunque accelera o amplia quel processo di evoluzione culturale che è poi alla base della nostra capacità di ampliare la nostra predittività sulle piccole regolarità del mondo che ci circonda. Grazie. Grazie.
5 minuti di pausa? Sì. Sì. Qua c'è una tanta memoria. Funziona ora? Perché mi sa tutto di occhio. Allora, diamo i primi 5 e poi mettiamo che si completa sul blog, vi mando la mail, la leggete. Allora, c'è un vincitore, in modo abbastanza diciamo marcato, e poi una serie di persone più o meno all'intorno dello stesso valore. Allora, il quinto è Michele Rota. Poi il terzo, anzi la terza, c'è un'inversione del doppietto per cui è Roy. Quindi il quarto, che è una quarta, sì, è Chiara Marinelli. Poi il terzo è un altro fisico come Michele Rota, no? Michele Rota è di fisica, sì, 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 sì. È Matteo Marcosi. Poi il secondo è Alessandro Testa. Il primo si alza. The winner is si alza. Francesco Antilici. Vediamo il premio. Lettura. Io recupero anche il mio zaino.